Premiati nello splendido scenario del Teatro Marrucino di Chieti, i vincitori della 17ª edizione del Premio Nazionale Giuseppe Prisco alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. I vincitori dell'edizione 2019 sono stati Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo e Federico Chiesa, giocatore attaccante della Fiorentina, quest'ultimo assente per gli impegni sportivi con la propria squadra. Beh, manca tantissimo in un mondo che è completamente cambiato rispetto al suo vissuto, la sua ironia, la sua autoironia. Celebravano comunque un mondo che era fatto soprattutto di grandissimi valori. E proprio oggi direi ricordarlo significa ricordare e esaltare il valore della memoria. Ecco, mai come oggi la sua ironia ci apre la strada verso una identificazione di questo mondo che oggi è fatto di tantissima pressione e ha perso quello che poi l'essenza, cioè essere un gioco, essere un contenitore di emozioni. E Pino Prisco a modo suo ha vissuto direi in modo esemplare questo mondo. Ma il mio personale ricordo va ad alcuni contatti che ho avuto con lui, ma ero piccolo, per cui devo dire che ho letto molto di lui, ho raccolto tante testimonianze da parte di coloro che l'hanno frequentato nel mondo del calcio, non solo, anche nel mondo degli alpini, devo dire, e per cui ne viene fuori un ritratto, come ho detto, di grande elevazione, di grande spirito positivo che deve essere maestro per noi, soprattutto nell'ottica dell'Inter, per far sì che quel senso di appartenenza che lui riusciva a trasmettere possa essere il primo mattone per cercare di ritornare a essere grande. È un simbolo iconico. Assolutamente una grande icona, direi della vita in generale, in particolare dell'Inter e del calcio tutto. Come nella vita, anche nel calcio ci sono cambiamenti, ma la lealtà sportiva è alla base di questo sport fantastico. Beh sì, direi che al di là di quello che è un mondo fatto di risultati sportivi, direi c'è anche un obiettivo di considerare questo fenomeno un fenomeno sociale di grandi valori e quindi sta a noi dirigenti, calciatori, cioè tutti gli attori poi trasmettere ai giovani che poi sono gli uomini del futuro questi valori che devono essere altamente positivi. Ed è uno dei primi, quindi sono molto contento, onorato di prenderlo. E è chiaro che l'allenatore quando riceve il premio deve dividerlo con tutti quelli che hanno collaborato con lui e che hanno lavorato per lui, che sono il mio staff, le mie società dove sono stato e soprattutto i miei giocatori. E io credo che le idee siano sempre determinanti. Quello che è importante allo stesso modo sono le caratteristiche dei giocatori, perché sono sempre loro i protagonisti. Sassuolo, che a questo punto è una fucina importante anche per il premio Prisco, dopo Di Francesco e anche De Zerbi, e quindi il Sassuolo si può fare calcio bene lì. Ma lo sta dimostrando da tanti anni ormai. È una società seria che programma. E quindi già queste sono due componenti che non è facilissimo trovare nel calcio, ma perché poi il risultato cambia subito tutto. E invece là si segue una strada e la si mantiene sempre fino alla fine, ed è più facile anche per l'allenatore lavorare. Il premio speciale di giornalismo Nando Martellini, quest'anno alla 15ª edizione, è stato invece attribuito al giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni. Maurizio Compagnoni, intanto che emozione partecipare a questo premio importante dove sono stati premiati altri illustri giornalisti. No, una grande soddisfazione, quando l'ho saputo mi ha fatto veramente un grande piacere, insomma un premio prestigioso e lo dico con grande sincerità, sono molto onorato di riceverlo. Tutto questo è stato stabilito dall'apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Sergio Zavoli e composta da Italo Cucci, Gianni Mura, Giampaolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico e coordinata dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del comitato organizzatore.
Giampaolo Ormezzano, partiamo subito dall'importanza del premio Prisco. Ma voglio dire, a me dà il senso dell'eternità dello sport. Combinazione quest'anno, poi sono impegolato felicissimamente in altre prove di eternità dello sport. Una sono i 70 anni di Superga, della tragedia del mio, tengo a dire il mio Torino, e l'altro sono i 100 anni della nascita di Fausto Coppi. Ecco, questo è un premio che non ha questo peso anagrafico, ma che lo prenderà col tempo. È il senso di una, di qualcosa che poche, poche cose nella vita come lo sport ti danno questo senso di continuazione senza noia, senza ripetizione, questo senso di ripetitività senza danni, ecco, questo senso di memoria senza culto, ecco, ma con uso intelligente della memoria. È solo lo sport che fa questi miracoli, poi fa tanti contromiracoli orrendi, ma non ve li dico. Franco Zappacosta, nomi importanti per questo premio Prisco, nomi che stanno facendo la storia, possiamo dire, del calcio moderno. Certo, come ogni anno il prestigio del Prisco impone scelte di un certo spessore e ogni anno si riesce ad avere qui a Chieti, in questa bellissima cornice che è il Teatro Marrucino, nomi prestigiosi del calcio italiano. Però resta la bellezza, il prestigio e l'importanza di una manifestazione che credo dia lustro non soltanto a Chieti, ma un po' alla regione, allo sport abruzzese. Io credo che fino ad ora e nei prossimi anni il premio Prisco sia un premio importante anche a livello nazionale, perché è molto apprezzato anche visti i nomi della giuria. Certo, anche i nomi della giuria alzano l'asticella dell'importanza, e ci sono giganti del giornalismo italiano, dal presidente Zavoli, il più grande forse in assoluto, Ormezzano, Cucci, Civoli, Gianni Mura, anche la giuria, la composizione, i nomi, il prestigio dei giornalisti che compongono la giuria è un elemento in più per dare al Prisco grande prestigio e importanza e risonanza nazionale. La stessa commissione, sempre d'intesa con il presidente del comitato, l'imprenditore Marcello Zaccagnini, ha deciso di attribuire il premio speciale della giuria all'ex presidente dell'Inter, il cavaliere Ernesto Pellegrini. Sì, bellissima è stata quella stagione, poi abbiamo vinto successivamente due coppe UEFA, quando le UEFA contavano, perché andavano le seconde, le terze e le quarte in Europa, una supercoppa, e dunque potevamo vincere di più con quella squadra, sinceramente, però è andata così. È un'altra epoca, il calcio è cambiato, devo dire, in meglio da qualche punto di vista e non troppo bene da qualche altro. Comunque il calcio è amore, insomma, certo. Per chi ama andare a vedere le partite, vedere i giocatori, ecco, gli stadi sono sempre pieni, dunque viva il calcio. È cambiato perché nel calcio moderno mancano uomini come Peppino Prisco. Beh, Peppino Prisco è stato un mio carissimo amico, ci sentivamo quasi tutti i giorni, lui aveva due amori, gli alpini e l'Inter, come non ricordarlo, no? Come amico, come grande dirigente, le sue battute erano sempre molto argute, era un simpatico, anche se aveva una verve un po' da bauscia, come dicono a Milano, è un personaggio da inventare, ecco. Peppino, un grande amico che a noi manca. Forse queste proprietà estere non sono come quelle italiane di una volta. Il mondo è cambiato, c'è la globalizzazione, dunque bisogna accettarla. Insomma, no, però insomma, forse ai miei tempi il calcio era un po' più romantico, ma è cambiato, come cambia il mondo. La giuria infine, accogliendo la proposta del Lussi Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico e altrettanto importante riconoscimento al giornalista Rocco Coletti, caposervizi del quotidiano Il Centro, che per l'occasione è stato premiato con l'opera Games 13, ideata e realizzata dall'artista Esther Crocetta.
È una bellissima esperienza e sono felicissima di dare un contributo a questo premio veramente di qualità alto. Un'opera che rappresenta cosa? Diciamo che questa è l'opera, è stata pensata pensando all'equilibrio. In pratica la vita è un gioco e fondamentalmente partendo da questo gioco di forze che è la vita siamo arrivati a un movimento di curve, di linee che convergono in una palla e che è la pienezza, diciamo, delle sensazioni, delle emozioni e dell'equilibrio. Beh, il premio Prisco è la massima espressione di un impegno sociale, territoriale, di riconoscenza e di riconoscibilità da parte di un grande imprenditore dotato di grande sensibilità come Marcello Zaccagnini, e quindi credo che sia un premio importante, un grande simbolo, una grande testimonianza di quei valori del calcio che noi amiamo. A volte sì, ma per noi è una precondizione, non abbiamo nessuna voglia di derogare al principio dell'onestà e del rispetto dei valori. Alla fine della premiazione, lo scenario della cantina Zaccagnini ha accolto tutti per un conviviale pranzo. Gianluca Zaccagnini, responsabile marketing dell'azienda Zaccagnini appunto. Partiamo con una battuta: premio Prisco a forte tinte nerazzurre, come piace a te? Io interista fin dalla nascita, infatti come ha detto mio padre sul palco al Teatro Marruccino, è giunto alla 17ª edizione il premio Prisco. Io da piccolino scrissi una lettera all'avvocato dicendogli che a scuola ai compagni mi prendevano in giro in quanto l'Inter era un periodo che non vinceva mai. Poi mi ha risposto e mi ha detto che nella vita bisogna avere fede, bisogna perseverare, cercare di raggiungere gli obiettivi e non mollare mai. Quindi da allora sono rimasto interista nel bene e nel male. Quello che avete fatto anche voi come azienda, credendo fortemente su questo premio, siete arrivati a questa nuova edizione con grandissimi nomi e si cerca di fare ancora meglio. Assolutamente, il merito di tutte le persone che lavorano dietro al premio Prisco, c'è una giuria importante, ci sono personaggi importanti e una location come Chieti, soprattutto il Teatro Marruccino, è davvero importante per un premio nazionale che è giunto, ripeto, alla 17ª edizione ed è fondamentale trasmettere i valori che Peppino Prisco ci ha trasmesso a noi. E poi portarli qui nella vostra cantina che fa anche per voi un'immagine importante, quello che voi comunque fate poi tutti i giorni. Per noi è davvero importante, noi durante l'anno abbiamo pochi eventi, però cerchiamo di strutturarli in maniera da poter valorizzare l'Abruzzo e tutte le location, che è una regione fantastica. Sì, ma sono felicissimo perché è venuto Ernesto Pellegrini, l'ex presidente, già presidente dell'Inter, Beppe Marotta, insomma, sono venuti a pranzo con noi, ci hanno onorato veramente tanto di questa loro presenza. È stato un premio dispiaciuto perché mancava il generale Federici, comandante dell'arma, già comandante dell'arma dei carabinieri, Sergio Zavoli, figura storica del premio, presidente del comitato, purtroppo sono cose imprevedibili, però è andata bene. La presenza di Pellegrini, che potrebbe essere quel filo legante tra l'Inter, Peppino Prisco e suo padre, questo le ha fatto veramente piacere. Io mi ricordo quando andavamo a Milano con Peppino Prisco che chiamava Pellegrini, si sentivano tutti i giorni, sai, quei rapporti che rimangono poi, ed è bello vederlo qua. Infatti glielo ho detto, sono onorato che lei è qui. Questo premio che dà sempre più lustro anche alla vostra cantina e quello che fate voi tutti i giorni, perché poi i pilastri di questo premio sono quelli anche della vostra famiglia. Infatti, io lo faccio in maniera molto rispettosa, non parlo mai del lavoro che facciamo noi, non parlo mai di nulla, perché faccio questo premio proprio per il rispetto e l'amicizia che c'era tra papà e Peppino Prisco. Si sta lavorando già per un altro premio sicuramente, perché questo premio non può mancare dall'Abruzzo, perché è anche una vetrina importante, perché anche a livello nazionale non possiamo nasconderci, il premio Prisco è importante.
Ma infatti tutti ci dicono di mantenere, di portarlo avanti, di insistere, di seguitare a controllare. E lo faremo perché l'abbiamo fatto fino ad oggi e lo seguiremo a fare fino a quando avremo la possibilità di farlo. Football.